I gestori di impianti a biogas da rifiuti organici dovranno aspettare giugno 2024 per provare ad accedere agli incentivi PNRR per la produzione di biometano. A pochi giorni dall'apertura della gara per l'assegnazione della terza tranche del ciclo di sostegni da 1,7 miliardi di euro, prevista per il 22 dicembre, manca infatti ancora il provvedimento che dovrebbe rendere operativa la modifica al PNRR approvata nei giorni scorsi dall'UE per estendere il meccanismo anche agli interventi di revamping di impianti FORSU esistenti. Chiaramente questo aggiornamento del target si tradurrà in una norma, dovrà essere veicolata tramite uno strumento normativo rispetto al quale, come dicevo, non so darvi informazioni specifiche. A oggi le regole tecniche del ciclo di incentivi introdotte con il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 15 settembre 2022 includono nel perimetro degli interventi ammissibili, oltre alla costruzione di nuovi impianti da scarti agricoli e FORSU, la riconversione da biogas a biometano di soli impianti agricoli. Per allargare il meccanismo anche al revamping di impianti biogas da FORSU serve quindi un nuovo decreto con la firma stavolta del Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Purtroppo nel terzo bando non sarà possibile presentare interventi di riconversione in ambito FORSU. È ragionevole che lo stesso sia possibile già a partire dal quarto bando. Se l'estensione degli incentivi al revamping di impianti FORSU è rimandata alla prossima primavera, quindi alla quarta procedura competitiva, scatterà invece già dalla terza tranche il meccanismo antinflazione introdotto dal decreto asset, in virtù del quale sia la tariffa incentivante che le spese ammissibili ai fini del contributo in conto capitale dovranno essere aggiornati su base mensile dal GSE. Un intervento che dovrebbe offrire agli operatori maggiori garanzie rispetto all'effettiva remuneratività degli incentivi, sciogliendo uno dei nodi che hanno fin qui frenato la partecipazione alle aste. Deludente l'esito delle prime due gare che, a fronte di oltre 175.000 metri cubi incentivabili, hanno assegnato un coefficiente di poco meno di 56.000 metri cubi, meno di un terzo del disponibile. Proprio il flop delle prime aste, del resto, aveva spinto il governo a contrattare con l'UE anche la modifica dei target della misura, a partire dall'obiettivo dei 600 milioni di metri cubi da centrare entro il 31 dicembre di quest'anno, che rischiava di compromettere il pagamento della quinta rata del PNRR e che per questo è stato rinviato al 30 giugno 2025 con una nuova definizione, da obiettivo di produzione supplementare a obiettivo di sviluppo della capacità di produzione, una modifica tutt'altro che formale. Anche il target del 30 giugno 2026 riguarda non più la produzione supplementare, ma l'aumento della capacità produttiva, e quindi in termini programmatici e non in termini di effettiva produzione effettuata.